Devo dire che si chiude dal punto di vista tecnico in maniera perfetta perché non abbiamo perso i fondi messi a disposizione. Abbiamo dovuto fare degli interventi correttivi per fare in modo di non disperdere nessuna iniziativa, anzi di guadagnare per il futuro qualche progetto speciale che potremo mettere in campo basandoci proprio su questa decisione. Comunque, in ogni caso, quello che è fatto, insomma, la passata amministrazione ha avuto parecchi problemi a gestire un programma, soprattutto per effetto del Covid, che in effetti lo ha stravolto per molti aspetti. Riteniamo però che ci sia da lavorare molto sul nuovo POR, sul nuovo PR, quello che è stato già approvato dalla vecchia amministrazione, ma che deve essere, a mio giudizio, ed è questo insomma l'inizio del mio intervento oggi, dovrà essere rivisto alla luce del PNRR e soprattutto per il coordinamento con gli altri fondi dell'FSC, per fare un programma organico e cercare di non essere né ripetitivi, cioè non finanziare le stesse cose, ma essere complementari e raggiungere progetti che possono essere utili all'economia di questa regione. Ma pesa esattamente il ritardo che abbiamo avuto dalle elezioni in poi nel non poter fare nessuna iniziativa concreta perché senza bilancio il PR non può essere attuato. Parlo del nuovo PR, è un PR già maturo di 2 anni che non è stato ancora attivato. Quindi, il ritardo c'è stato, dobbiamo recuperare velocemente, cercheremo di farlo, ma siamo abbastanza pronti e ottimisti per riuscirci. Ma il tempo necessario per fare le cose per bene, per fare i progetti utili e non disperdere somme. Se ci vorrà qualche mese in più, lo impiegheremo nell'interesse del Molise e di chi è interessato a riprendere le attività imprenditoriali o in qualsiasi altro settore.